Secondo l'Istat, nel primo semestre 2020 i decessi dovuti a tumori maligni in Italia sono stati di circa 48.500 tra gli uomini e oltre 39.000 tra le donne. L'arma migliore per contrastare questo trend, che rappresenta dopo quella cardiovascolare la seconda causa di decessi, è sicuramente la prevenzione. Del suo ruolo e della qualità del percorso diagnostico-terapeutico, Pavia Donne ADOS, in collaborazione con la Fondazione Policlinico San Matteo, l'Ordine dei Medici della Provincia di Pavia, la SOV di Varzi, l'amministrazione provinciale, il Comune di Varzi e la Comunità Montana, ha organizzato presso la Casa dei Servizi Giovanni Zaretti, quale esempio virtuoso, un confronto interdisciplinare tra esperti. Oggi è una giornata importante perché parliamo di un argomento molto importante. Basti pensare che un cancro su tre nel sesso femminile, un cancro alla mammella, e quindi sicuramente è importante parlare di prevenzione, è importante parlare di un percorso terapeutico adeguato. Oggi qui abbiamo i più importanti dottori della provincia di Pavia, c'è la dottoressa Sgarella, che è anche la responsabile della Breast Unit del San Matteo, del Policlinico San Matteo, che è tra i più importanti in Italia, e poi c'è anche la SST e l'ATS insieme proprio al Policlinico San Matteo, che parleranno di questo importante argomento, dell'importanza, come dicevo prima, della prevenzione. La chirurgia è l'ultima speranza? Beh, no, la chirurgia deve essere un passo molto importante che viene fatto di un percorso per la cura dei tumori, in particolare poi di quelli della mammella, che fa parte di un percorso multidisciplinare molto importante. La chirurgia è fondamentale, chiaro, però deve essere vista proprio come un punto di partenza verso la guarigione completa. Ora la prevenzione è fondamentale, basti pensare per esempio per il tumore del colon, il fatto di sottoporsi al sangue occulto delle feci, all'esame del sangue occulto delle feci, quando arriva la famosa letterina dalla regione, e questo è molto importante perché ci permette proprio di fare delle diagnosi precoci. Il punto fondamentale è questo, la diagnosi precoce, sia che riguardi l'uomo che riguardi la donna, per quanto riguarda le patologie tumorali, è fondamentale per poi avere la garanzia di una guarigione completa dal tumore. Sono intervenuti Andrea Parrini, medico screening oncologici, Mario Alesiani, già primario chirurgo presso l'ospedale di Varzi, attualmente responsabile del nosocomio di Broni Stradella, Giuseppe Giuffre, medico di famiglia, Giuseppe Di Giulio, diagnostica senologica, Adele Sgarella, chirurga, e Alessandro Venturi, presidente del Policlinico San Matteo di Pavia. Quindi ciascuno di voi deve sapere che se ha un problema ci sono tutte le condizioni per gestire al meglio quel problema, e se qualcosa non va fatelo sapere, ci attiveremo per migliorare le cose, però sappiate che anche, voglio dire, nella distanza che ci separa, l'importante è che ci sia un percorso, e cioè che sia la possibilità che ciascuno trovi il meglio delle cure per lui. Quindi in questo, sapete perché? Perché molte volte, qui dico una cosa adesso che è un po' politicamente scorretta, molte volte si fanno battaglie su delle difese di realtà, no? Di ospedali, su delle altre specialità o su delle specialità, credetemi, sono battaglie perse, sono battaglie che non hanno senso di essere fatte. Sapete perché? Perché la casistica è fondamentale per la sicurezza dei cittadini. I punti nascita dove nascono pochi bambini sono punti nascita pericolosi per le mamme e per i bambini. Ma allora chi vuole partorire in un posto pericoloso per sé e per il nascituro? Chi lo vuole fare? Ecco, io questo ci tengo a dirlo, perché molte volte purtroppo questo succede. E allora questo tipo di battaglie secondo me sono sbagliate. Bisogna investire invece su dei percorsi di rete, come il percorso del tumore alla mammella. No? E così si può fare sul percorso mamma-bambino, e così si può fare sull'urologia, così si può fare sull'oculistica. Cioè investiamo su questo, perché questo ci dà buona salute e ci mette e ci dà salute sicura. Tutto il resto rischia di essere qualche cosa che non ci dà quello di cui abbiamo veramente bisogno.